Eccoci di nuovo in diretta, andiamo subito a sentire le dichiarazioni di Patrick Chan. Naturalmente molto soddisfatto per quanto ha raggiunto, soprattutto ha detto ho messo due quadrupli nel mio programma libero, ringrazio la Russia per aver organizzato questo campionato del mondo e poi soprattutto dice in Russia non avevo fatto la mia miglior performance ma adesso sono tornato qui e ho realizzato questa importante vittoria. Continua a tradurre. Come celebrerai la tua vittoria? No, I'm just gonna enjoy the rest of the week and support my team. We're the first event over, so I'm gonna make sure I support my teammates in the pairs event, the ladies event, and the dance event. But of course, I'm gonna have some fun and we'll celebrate together at the end of the event this week. Dice che sarà contento di stare con la sua squadra, di continuare a seguire gli eventi, di, che seguirà molto attentamente la gara delle donne, della danza e quindi si divertirà così. Beh, della danza ricordiamo che abbiamo una coppia canadese che giocherà davvero per la medaglia d'oro. Intanto continuano tutti i preparativi ovviamente per questa premiazione con un Patrick Chan felicissimo. Il pubblico russo qui presente lo applaude. You had a big lead up with a short program, so how difficult was it for you to stay focused and you skated first? Yeah. Eri ovviamente leader nello short, sei rimasto concentrato quanto è stato difficile. I'm a very happy person, so it's easy for me to get distracted and I've done that before. It was very important for me to stay focused and on my goals and treat it like another program from the beginning. And I was able to do that today and I was very proud of myself on top of having to skate first in my group. Ha detto ovviamente è come se avessi dovuto iniziare un'altra performance, è stata molto difficile, no, rimanere concentrato, ma avevo un obiettivo. Sì, l'obiettivo sì, è stare concentrato sul programma, perché in passato ha riconosciuto che in passato mi sono lasciato distrarre spesso da situazioni varie e questa volta sono orgoglioso di me stesso e di come ho condotto la situazione. Patrick Chan, lo ricordiamo, aveva già conquistato due medaglie d'argento nel 2009 e poi a Torino lo scorso anno, ottenendo poi un quinto posto all'Olimpiade, quindi per lui davvero, come ha detto, è un sogno che pian piano è diventato realtà, è importantissimo. L'ha costruito. Io mi ricordo di aver letto dopo che era tornato dalla Cup of Russia, dove appunto non aveva fatto una buona performance, che aveva parlato a lungo con la sua allenatrice sull'aereo per capire come poter andare a ricostruire il suo programma. Team Canada has been there all the way, physio and doctors, so they were there to support me all the way, so I thank them very much for bringing me here and being behind me. Ovviamente sta ringraziando tutto il suo staff, sì, senza dimenticare nessuno, canadese, i medici. Gli stanno molto dietro, lo seguono molto, ha molto supporto e quindi li ringrazia tutti. È un lavoro di staff, lo dicevamo in questi giorni, anche per voi. Avete un grandissimo staff come Team Italia che lavora tutti insieme. Vediamo sempre i medici, il fisioterapista sempre a fianco a voi e questo è importantissimo. Ovviamente c'è la gioia di Patrick Chan per questo risultato e noi andiamo a godercelo di nuovo, è stato bellissimo. Sì, è stato veramente una bella gara nel complesso, davvero una bellissima gara. Patrick Chan è il fiore all'occhiello di questa gara perché ha condotto l'intera gara veramente da campione, dal primo short program al programma libero, con quel vantaggio avrebbe potuto giocare di strategia, amministrarlo, togliere un quadruplo, fare qualche cosa per avere la vittoria certa in mano, invece no, non si è tirato indietro per niente, ha voluto veramente seguire quello che era il suo programma prestabilito, l'ha fatto e l'ha fatto egregiamente, veramente.